Intanto salutiamo e ringraziamo Alessandro Nesta, complimenti soprattutto per la forza di coraggio con cui è stata raggiunta questa vittoria. Sottolineavamo un dato importante, questa è diventata una vera squadra, forse questa sera abbiamo avuto una conferma importante sotto questo aspetto. Sì, sì, siamo squadra che faticherà sempre, perché ho detto prima, non vinceremo mai le partite 3-0, 4-0. Le teniamo aperte fino all'ultimo, regalando grandi emozioni, a volte un po' così, però la squadra c'è oggi, abbiamo cambiato, ha giocato Bordin, prima partita, ha giocato bene. Io credo che questa squadra ha un'identità e soprattutto deve andare sempre forte, lo ripeto, appena si abbassa di intensità o di concentrazione fa fatica. Cosa le è piaciuto di più questa sera? Ad esempio anche il salvataggio di Dragomir quando il Pescara vi pressava nella vostra area di rigore e lì c'era la sensazione che si potesse cedere da un momento all'altro, invece questa volta avete avuto ragione voi. Ma è andata bene in quella situazione, dobbiamo essere un po' più cattivi nel pulire l'area di rigore prima, perché poi te la buttano dentro e finisce in pareggio. Dobbiamo essere sugli ultimi 5 minuti, abbiamo fatto 2-3 svirgoloni in area, lì bisogna essere più cattivi, perché quando l'obiettivo si avvicina bisogna essere più feroci per ottenerlo. Andiamo da Luca Rutili e i suoi ospiti. Luca Nesta, complimenti innanzitutto, vittoria importante e pesante non solo per la classifica. Lei in queste settimane ha parlato molto spesso di gestione dei momenti della partita. Io personalmente ho notato questa sera una crescita anche nella gestione di questi momenti, è d'accordo? Sì, un po' meglio, ho detto, però dobbiamo essere più cattivi in area di rigore alla fine. È vero che l'abbiamo salvata noi la palla sulla linea, però non ci dobbiamo trovare in quella situazione, 2-3 situazioni dobbiamo essere più cattivi, perché poi te la buttano dentro. Prima vittoria contro una grande o presunta tale di questo campionato, cosa dà in più a livello d'autostima una vittoria come quella di questa sera? Ma per me è la seconda, perché anche Crotone la metto tra i grandi, perciò adesso è un po' di difficoltà, ma Crotone ha una rosa importantissima. Noi sappiamo, noi dobbiamo un po' addrizzare il tiro quando andiamo via da Perugia, mi ha raccolto poco anche se mi ha fatto benino, se riusciamo a prendere qualche punto anche fuori casa magari non male. Si parla molto spesso di gruppo, lei questa sera ha avuto la dimostrazione davvero che può contare interamente su questo gruppo, per di più in una rosa non ampissima, però insomma chi è andato in campo questa sera ha dato risposte assolutamente positive, sono tutti, no, al centro del progetto, e questo è uno dei meriti credo maggiori che si può iscrivere ad un allenatore, è così? Come hai detto tu, abbiamo una rosa non ampissima, perciò abbiamo bisogno di tutti. Alla fine l'opportunità arriva per tutti, perciò oggi Bordin si è trovato in campo non a caso, perché comunque prima o poi l'avremmo fatto entrare, però ha lavorato bene, ogni giorno proviamo a dirgli di trovare entusiasmo, anche se uno non gioca è difficile, io ho giocato e capisco che un giocatore magari se non gioca mai si sente un po' fuori, però se riesce a allenarsi con intensità sempre, poi arriva il giorno che ti capita l'occasione e ti trovi pronto, se no no, Bordin si è fatto trovare pronto. Assolutamente sì. Un paio di domande da studio, Mauro Paggi per Alessandro Nesta. Mister, buonasera, una curiosità sullo svolgimento tecnico della partita, come mai a metà del primo tempo ha invertito gli esterni bassi e gli Amik Ngawa sinistra-destra e destra-sinistra, e le condizioni di Han, visto che poi alla fine partita è entrato Bianchimano invece che Han? Ma i terzini li abbiamo messi così per le caratteristiche delle ali che avevano. Greco è uno più alto, che ha meno spunto. Abbiamo messo Yamik che è più alto, e dall'altra parte invece con Maras abbiamo optato per Ngawa che è più basso e più bravo nei spostamenti laterali. Complimenti di nuovo.
Senta, io insisto, buonasera, insisto su questa cosa. Il Perugia gioca bene, questo lo sappiamo, lo ha fatto anche quando poi purtroppo ha perso. Però secondo me la chiave di volta questa sera non l'abbiamo vista nella fase difensiva. Se lei guarda l'ultima azione, quella che diceva che bisognava spazzare la palla via meglio, sulla linea di porta c'erano tre giocatori del Perugia, oltre a Dragomir, che hanno ribattuto quella palla. Io credo che sia questa la miglioria più importante che Perugia questa sera ha fatto vedere. Ho detto, io a volte, soprattutto in quella zona del campo, sono un po' esigente. Per me a volte dobbiamo chiudere più i cross, perché anche a Benevento abbiamo preso troppi cross, perché una palla dentro l'area è pericolosa, e soprattutto a volte, se riusciamo a dare un po' più di pressione in avanti, magari ci abbassiamo di meno e siamo più efficaci.